Buonasera, buonasera a voi. Allora, prima di parlarvi del titolo di questo video, io volevo ricordarvi di continuare a mantenere esposta la bandiera italiana. Io vi ho spiegato nei giorni scorsi che ha un valore molto simbolico, questo secondo l'idea, del generale Antonio Pappalardo e del movimento Gilet Arancioni. Noi dobbiamo riprenderci questa Italia, il nostro paese, che ci è stato tolto in questi ultimi anni e svenduto ai poteri forti dell'Europa. Ora voglio tornare anche sul video che ho avuto modo di fare a proposito di quello che è successo a Francesco Carbone. E anche qui voglio subito ribadire una cosa alla quale io ci tengo molto. Qualche mese fa mi era capitato di dover difendere, e di dare la mia solidarietà ad Emma Bonino. Cos'era successo? Sul mio gruppo, una persona aveva messo un post dove augurava la morte ad Emma Bonino. Una cosa totalmente inaccettabile. Avevo dovuto chiaramente immediatamente togliere dal gruppo questo personaggio. Avevo spiegato chiaramente che una cosa del genere è intollerabile nei confronti di qualsiasi essere umano e avevo dato la mia assoluta solidarietà ad Emma Bonino, pur ricevendo, e questa è la cosa più incredibile, molte critiche da parte di altre persone. Vedete, una cosa sono le idee politiche, i comportamenti delle persone che magari ci vedono contrari. Un'altra cosa è la vita, che è il dono più prezioso che abbiamo, è la nostra libertà. Io difendo e difenderò sempre quando ad una persona, in questo caso Francesco Carbone, viene tolta la sua libertà. Non mi interessa, non è materia di questo momento andare a indagare se siamo più o meno d'accordo su quello che lui ha fatto, sui passi che ha compiuto nel recente passato, sui comportamenti. In questo momento non mi interessa. Al centro esiste questo fatto gravissimo che è stato attaccato pesantemente da parte delle forze dell'ordine, gli è stata praticamente fatta una vera e propria imboscata, è stato bloccato a terra da parte di numerosi agenti, tanto che sicuramente ha riportato delle ferite, ha dovuto andare in ospedale all'Umberto I e ripeto, inaccettabile. Soprattutto se poi consideriamo il fatto che Francesco Carbone non mi risulta nella maniera più assoluta e le persone che erano con lui hanno avuto un atteggiamento aggressivo, un atteggiamento che fosse contro la legge. Aveva fatto di più nei giorni scorsi, aveva chiaramente dichiarato che la sua manifestazione voleva essere all'interno della legge, voleva rispettare le leggi. E così aveva iniziato questo suo percorso ieri pomeriggio. Ma ripeto, prima gli è stata fatta una vera e propria imboscata e poi addirittura ha subito delle percosse fisiche. Questo è inaccettabile, un qualcosa che mai avevo visto fare nel nostro paese, una cosa che mi preoccupa fortemente. E l'altra cosa che mi preoccupa fortemente è che ancora una volta questo governo, questa dittatura di sinistra, ha dimostrato di essere pericolosa anche nella incapacità totale di valutare le strategie. Io mai, se fossi stato a capo della Digos, a capo di un comando di polizia, mi sarei comportato in questa maniera. Perché in questa maniera hanno dato ancora più risonanza a quello che voleva fare Francesco Carbone. Strategicamente era molto più conveniente lasciar fare Francesco Carbone, anche perché la sua modalità era una modalità assolutamente pacifica, tanto più che, come io avevo sottolineato, e così è stato ieri pomeriggio, me lo potranno confermare i romani, sul raccordo anulare alle ore 16 c'erano pochissime macchine, quindi non avrebbe fatto alcun danno. Quindi sono pericolosi per le azioni che fanno togliendo la libertà ai cittadini e pericolosi perché sbagliano addirittura anche le strategie. Sono persone quindi ampiamente e ulteriormente pericolose per le loro azioni. Ora però volevo venire su un altro tema. Ora io devo dirvi una cosa.
In questi mesi io devo onestamente riconoscere che il generale Pappalardo mai è intervenuto a riguardo dei miei video commentando oppure facendo qualsiasi tipo di intervento, nella maniera più assoluta. Mi ha lasciato totalmente libero. Qualcuno sa che qualche volta sono state anche delle critiche, qualcuno qualche volta ha anche detto che non ero in accordo con le strategie. C'è però da dire una cosa, che è fondamentale per me sentirmi libero di poter esprimere le mie idee, che vuol però anche dire che laddove mi dovessi accorgere di commettere degli errori, di aver preso magari una cantonata, di aver fatto un racconto che non corrisponde alla realtà o magari di aver urtato la suscettibilità di qualcuno, io sarei il primo a riconoscerlo, come d'altronde mi è successo in passato e quelli che sono con me da tanto tempo lo sanno. Quindi questo ci tenevo a sottolinearlo. Perché? Anche per una ragione, perché quello che sto per dirvi non l'ho assolutamente, diciamo, né mi sono consultato con Gilea Arancioni e tantomeno col generale Antonio Pappalardo. Io credo che in questo momento i Gilea Arancioni debbano dimostrare la loro solidarietà a Francesco Carbone. È importante e fondamentale, perché ribadisco, qui non c'entrano assolutamente le idee di Francesco Carbone, non c'entra assolutamente quello che sta portando avanti Francesco Carbone, dove uno può concordare, meno concordare sulle forme, sulle dinamiche, sulle strategie. Io ho chiaramente detto 48 ore fa che ero perplesso sulla strategia che stava adottando Francesco Carbone, che però mi sentivo di appoggiarlo perché io ritengo in questo momento chiunque, magari anche sbagliando bersaglio, magari portando avanti delle ragioni più o meno condivisibili, l'importante è andare contro questo sistema, cercare di contribuire ad abbatterlo. E a casa mia in questi casi si dice tutto fa brodo, ragion per la quale mi sono sentito di pubblicizzare questa manifestazione di Francesco Carbone. Ed ora più che mai, io già ieri sera gli ho dimostrato la mia solidarietà piena per quello che è successo e io mi auguro vivamente, ma d'altronde posso confermarvelo dai messaggi che ho ricevuto, che già molti che sono simpatizzanti dei Gilea Arancioni lo hanno fatto, hanno capito il momento, hanno capito che bisogna andare al di là in questo momento delle idee, delle strategie, di quello che magari rappresenta lo stesso Francesco Carbone. E parentesi, d'altronde ho più volte detto che comunque ci sono anche degli aspetti che io condivido. Non condivido magari pienamente come lui si è mosso in questi mesi, ma è un altro capitolo, è un altro tema. In questo momento, ripeto, mi auguro vivamente che anche i Gilea Arancioni possano essere dalla parte di Francesco Carbone per quanto riguarda il gravissimo atto di cui è stato vittima, avergli tolto con la forza la libertà, averlo immobilizzato e addirittura è stato costretto ad andare in ospedale. Inaccettabile in un paese civile e democratico. Con questa riflessione io vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.